Eccoci qua ragazzi, come vedete siamo ripartiti dal video dell'altra volta alla ricerca della primavera. Purtroppo è successo un fattaccio, ma che vedrete proseguendo il video. Come vedete le immagini non sono delle bellissime immagini, purtroppo la moto è caduta. Colpa purtroppo di una follata di vento, ma andiamo a vedere il video. Iscrivetevi, mi raccomando. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Il Brenta, no, non siamo dentro nel Brenta, siamo vicini al Brenta, siamo in una località qui della zona e siamo vicini a Vastagna, che è molto vicino, siamo praticamente a 5-10 km da Vastagna, e qui di fianco abbiamo il Brenta che sta proseguendo verso Bassano. E come vedete l'acqua è anche bellissima, diciamo che dopo tante piogge è diventata abbastanza limpida. Quindi con questo cominciamo il secondo video della giornata. Andiamo a farci il giro con l'Escape. Come vedete l'acqua è fantastica e andiamo. Eccoci qua, siamo arrivati a Vastagna. Vastagna. E qui abbiamo il fiume Brenta. Guardate, c'erano anche le papere là. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a vederle. Ci sono anche le papere. Solo frontisti. Solo frontisti, che peccato. È un peccato perché era bello da vedere. Eccoci qua. Allora, questa è Vastagna, è un piccolo paesino. Però è molto carino perché c'è anche la possibilità di andare a prendere un po' di sole qua sotto, cioè, come avete visto dall'inizio del filmato di questo pezzettino qua, c'erano le papere le papere, le oche. Sta diventando verde un po' alla volta, sta diventando verde, si sta arrivando primavera. Lasciamo passare questo prima che ci uccida. Allora, io ho mangiato una brioche che faceva, no, non era schifosa, era buonina,
però non era un granché. Non mi piace quel locale, purtroppo è l'unico in zona che fa brioche, paste, tramezzini, però diciamo che ce ne sono di meglio in giro. È che su di qua non ce ne sono tanti, fanno più panini qua su decorazione. Ah, c'è ancora la neve lassù, eh. Ah. Però comunque il paese è carino, piccolino, stretto, la strada strettina, come vedete le montagne sono molto belle, vedete questo pezzo di montagna che alla fine, ecco qua c'è anche il fiume, si vede bene anche il fiume, vediamo, si vede bene il fiume, 30, si vede anche tutte le... Vediamo se riusciamo ad andare giù, ma ho paura che sarà difficile. Non c'è possibilità di andare giù. Vediamo, però è bella, 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 bella. Si vede bene. C'è la scritta aperto, potremmo andare giù. Vabbè, ormai andiamo su. C'è un posto dove vi porto adesso, forse qualcuno conoscerà. Si chiama la Grotta di Oliero. È un posto, ci sono delle grotte belle grandi che ho detto con una barca, e queste grotte, oh mia, hanno abbandonato questa fabbrica, hanno il discorso che chi fa anche sub può entrarci e fare anche un po' di subacquea sotto nell'acqua della grotta, è molto bello. Poi vedete il paesaggio è molto carino, molto paesaggistico. Forse devo accendere il bluetooth perché se per caso mi chiamano non sento un dubbio. Ecco, si è collegato. Ecco qua siamo a Oliero e qua si vede tutta la parte del Brenta. Spegnere il motore, come vedete il fiume è lì, e vorrei trovare una strada per arrivare per farvi vedere un po' il Brenta da vicino, a parte che quello di primo, ma si può andare giù di qua, no? Qua ci sono le rapide sicuramente. Spegnere il motore durante, ok, andiamo giù di qua, vediamo, non ci costa niente andare giù. È un parcheggio, bello bello, divieto di pesca, a noi non ci interessa pescare adesso. E qua sono le rapidi, vediamo cosa c'è qua. Ah, guarda, ci vanno giù a piedi. Ecco qua il Brenta, ragazzi. Qua, allora qua arriva da Trento l'acqua, invece qua arriva dalle grotte di Oliero. Quest'acqua qua arriva dalle grotte di Oliero, che praticamente arriva dalla montagna. Le grotte di Oliero sono là in fondo dove c'è il Molini, verso il Molini. Bella bella questa zona, bella 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 bella. Finché noi parliamo la telecamera va, vabbè, adesso la spegniamo. Bene, allora con questo video è tutto, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e come dico sempre, peace and love, e iscrivetevi. Adesso siamo alle Grotte di Oliero e ci sarà il prossimo video, adesso vediamo dove. Comunque una bella giornata oggi, ho beccato la giornata di marzo che è bella, è bella. Qui come vedete la moto è in una pendenza giusta, non sbilanciata, ma purtroppo è arrivata la folata di vento che ha capotato la moto. Purtroppo la registrazione non c'è perché avevo già spento la telecamera. Dopo volevo ringraziare il signore che praticamente è arrivato, mi ha dato una mano a tirare sulla moto, perché mi ha detto: guarda,
non sei il primo che parcheggia la moto e butta giù la moto il vento, perché qua siamo in una valle dove ci sono le grotte di Oliero che entra il vento e spassa via con una velocità molto alta le moto o altre cose. Quindi ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao, peace and love. Gli uccellini, l'acqua, gli uccellini, l'acqua. Che bello. Cip, 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 cip. Questo è tutto, io vi saluto. Purtroppo devo salutarvi. Dopo questo fattaccio, anzi, mi fermo 2 secondi e vi faccio vedere cosa ha fatto il vento. Ricordatevi, se c'è troppo vento, questa è la prima volta che mi capita che il vento mi capoti la moto, proprio assurdo, 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 assurdo. Adesso ve la faccio vedere. Cioè, come si fanno lì? Stavo guardando una signora prima. Adesso io ho dovuto bloccare il video perché c'erano. Avete visto, no? Non posso farvi capire cosa. Allora, mi metto qua così faccio vedere un attimo, questo è il posto che mi piace di più, magari è più tranquillo. Allora, vi faccio vedere cosa mi è successo. Io avevo messo la moto in questo modo qua, copro la targa, scusate, avevo messo la moto in questo modo qua e c'era la valle di là, del Brenta. Quindi cosa è successo? Praticamente il vento ha spinto la moto così, ha spinto la moto verso di me. Io stavo guardando due o tre cose e vedo la moto che si muove così. Ho detto, ma che cazzo, ho messo la prima, il coso, e ho messo anche in pendenza in modo che stia in pendenza, ma come vedete adesso era in pendenza giusta, non aveva un grado di pendenza molto importante, quindi è impossibile che un vento la sposti. Guardate. Guardate cosa è successo, guardate, è caduta. Adesso devo smontare questo, la leva si è piegata, come vedete si è piegata, tengono un cazzo questi ragazzi, solo per il freddo e basta, quasi quasi quest'estate la tolgo. Si è spostato il blocchetto, sicuramente è andato verso in avanti, perché vedete, o verso l'alto, adesso non lo capisco. E comunque smonto tutto, poi lo sistemo. Qui per fortuna non ha fatto nessun danno, ha fatto solo la pedalina. E qua, eccolo qua, questo si è stressato un po', quindi dovrò tirarlo più dritto, quindi questo lo piegheremo un po' di più. Funziona benissimo qua e qua, per adesso tutto a posto, non ha grattato il motore, per fortuna è caduta così. Cioè, ma col vento, ma pensa a te. Con questo è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Peace and love. State facendo a casa? Iscrivetevi, mi raccomando.